Vi siete mai chiesti quale fosse la storia dietro le celebri scarpe che prendono nome dal più grande giocatore di basket di sempre? No? Allora ve lo spiego io. Questo è il nome del più grande giocatore della storia ad aver mai solcato il parquet di un campo da basket. Uno di quei personaggi che, almeno una volta, abbiamo sentito nominare nella nostra vita. 6 volte campione NBA e 5 volte premiato come miglior giocatore, MVP. Quando si pensa a Michael Jordan viene spontaneo subito collegare il suo nome al celeberrimo brand di sneakers Nike Air Jordan, ma non molti sanno la storia che c'è dietro a questo marchio leggendario. Siamo nel 1984 e Michael non è altro che un rookie. Bisogna sapere che Jordan non voleva firmare con Nike, anzi voleva raggiungere un accordo a tutti i costi con Converse o Adidas. Ma i due brand non erano interessati a investire tutto su di un giocatore sconosciuto e che doveva dimostrare ancora chi era. Mamma, non firmerò mai con Nike, giurò un giovane Jordan alla signora Dolores, che però consigliò al figlio saggiamente di andare comunque ad ascoltare quello che i signori di Nike avevano da dire, anche se magari non gli sarebbe piaciuto. And now give it some razzle-dazzle. That's my mom. Nike fece un'offerta economicamente molto impegnativa. L'azienda al tempo era relativamente giovane, si parla infatti di $250.000. MJ affermerà: andai alla riunione contro la mia volontà e Nike fece questa grande offerta. Mio padre mi disse: devi essere un pazzo se non accetti, è l'offerta migliore, e così feci. Nike era pronta a tutto per assicurarsi quel giovane fenomeno. Però, per tutelarsi, vennero inserite 3 clausole che potevano portare all'annullamento del contratto. 1. Jordan avrebbe dovuto vincere il premio di rookie dell'anno NBA. Obiettivo raggiunto. 2. Avrebbe dovuto essere un all-star o aver segnato almeno 20 punti di media. Obiettivo raggiunto. 28.2 punti di media e convocazione per l'all-star game. 3. Le vendite delle scarpe avrebbero dovuto toccare 4 milioni di dollari nei primi 3 anni. Obiettivo raggiunto, le sue sneakers fruttarono a Nike 70 milioni di dollari nei primi 2 mesi di vendita. In pochi sanno che Michael non indossò, come prima scarpa Nike, le famose Air Jordan 1, perché a causa delle prolungate trattative, l'azienda dell'Oregon non riuscì a creare in tempo per l'inizio della stagione un modello personalizzato. Jordan fece il debutto nella Summer League con le Airship, scarpe disegnate da Peter Moore nell'84, che erano praticamente delle Nike Air Force One High con tutti i dettagli del modello G. Oggi il nome di queste sneakers è finito nel dimenticatoio, perché in realtà non apportavano niente di nuovo alle altre scarpe da basket. L'unico aspetto degno di nota è che furono le prime in assoluto indossate da MJ al suo debutto. Le Airship furono indossate da Jordan in più colorazioni, tra cui la famosa Bread, ossia la colorazione nera e rossa. Questa particolare colorazione fu indossata da Jordan nella partita contro i Knicks del 19 ottobre del 1984. David Stern, commissario NBA, le bandì dal campionato proibendo al giocatore di utilizzarle perché non rispettavano le regole stabilite dalla Lega, visto che non era presente il bianco, colore che tutte le scarpe dovevano avere. La Lega decise di multare Nike con una sanzione di $5.000 ogni volta che Jordan fosse sceso in campo con quelle scarpe. MJ continuò ad indossare le Airship nella colorazione Bread durante altre 3 partite e Nike pagò le multe finché non uscì la colorazione White Red.
Sfruttando lo scalpore del divieto della commissione NBA, Nike mise a punto una brillante strategia di marketing quando lanciò le prime vere Jordan Air 1, puntando tutto sul soprannome Banned, cioè bannate. All'epoca non era chiara l'esistenza dell'Airship, data la somiglianza con l'Air Jordan 1, e quando questa vicenda venne fuori, Nike disse che furono le Jordan 1 ad essere state bannate. La prima pubblicità delle Jordan ormai è diventata iconica. La voce fuori campo dello spot pubblicitario diceva chiaramente: il 15 settembre Nike creò una nuova e rivoluzionaria scarpa da basket. Il 18 ottobre la NBA la bandì dalla Lega. Fortunatamente l'NBA non può impedirti di indossarle. Air Jordan di Nike. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. Dipingendo MJ come un ribelle e rendendo le Air Jordan 1 le sneakers più desiderate dell'epoca. Furono lanciate sul mercato tra marzo e aprile dell'85 ed il prezzo era di circa $65. Presentate in 14 colorazioni, tra cui le famose Bread e Chicago. Nell'85, disegnata da Peter Moore, venne creata quella che diventerà una scarpa delle più iconiche, se non la più iconica di sempre. Ciò che è davvero importante in questo modello è il logo Jumpman, apparso per la prima volta sulla tovaglia delle Air Jordan 1. Nasce da uno shooting di MJ per New Balance. Jordan dichiarò in un'intervista che, in quel momento, era semplicemente in piedi e decise di saltare aprendo le gambe mentre sosteneva il pallone con la mano sinistra. Il fotografo scattò la foto di quel salto ormai leggendario, e il resto è storia. La posa, soprannominata Jumpman, fu successivamente utilizzata negli shooting di Nike come marchio distintivo del brand, ovviamente accompagnato dall'altrettanto leggendario logo Wings, che ritraeva una palla da basket con le ali. Nel 1985 rappresentava una stella, ad oggi, nel 2021, rappresenta la storia. L'oggetto del desiderio di qualunque appassionato di sneakers è un vero e proprio tesoro per i collezionisti. La linea di suo successo proseguono tuttora, anche dopo il ritiro di Michael Jordan. Lui stesso ha voluto che diventassero testimonial del brand campioni dello sport attuali. Da quel leggendario primo modello dell'85 il marchio Jordan non si è più fermato. Ad oggi sono state realizzate 36 scarpe Air Jordan. Questa era la storia delle Jordan.